geografica più di ogni altra cosa mostra come lo Stato di Israele abbia praticamente smembrato la terra di Palestina. Sami, dici un po', come ti sei trovata questa tua prima esperienza come coordinatore del campeggio, visto che insomma è il terzo anno che viene fatto il campeggio, questa però comunque è stata la tua prima esperienza da coordinatore?
Sì, è andato tutto bene, in realtà è stata un'esperienza abbastanza stressante, abbastanza difficile, però sebbene ero il coordinatore ero supportato da tutti, nel senso non è che ci fosse una figura centrale e basta, c'erano tutti che avevano dei ruoli, di conseguenza non è stato poi così difficile. Una delle cose che mi ha comunque sia fatto andare avanti era l'obiettivo che ci eravamo predisposti, che era quello del campeggio, essendo un campeggio per la Palestina, comunque sia l'obiettivo era grande. Di conseguenza lo sforzo sopportabile. Seconda cosa che ti volevo chiedere, era un breve bilancio di questo campeggio, insomma, come giudichi che sia andato questo campeggio? Ma il campeggio secondo me è andato molto bene, sia dal punto di vista economico, ma poi siamo andati in pareggio, però la cosa che mi preme di più è dal punto di vista sociale, anche dal punto di vista sociale è venuta molta gente, più gente degli anni scorsi, sono venuti un gruppo anche dall'Europa, sono venute 20 persone dalla Germania, 7 dalla Francia, un po' di persone dalla Norvegia, eccetera. Quindi è andato sicuramente molto bene. Le serate sono venute bene, sebbene c'era la carenza un pochettino di serate di musica, di gruppi, però tutto sommato è andata molto bene. Un campeggio internazionale si può dire, visto che è venuta Sì, sta gente da tutto. iniziando a diventare internazionale, speriamo per il futuro. Ascolta, l'ultima domanda che ti faccio è la seguente: la situazione in Palestina, cioè come la vedi, quali sviluppi e qual è l'importanza di un campeggio come questo anche verso la situazione medio orientale? Beh, la situazione è difficile, hai saputo insomma che la situazione è molto difficile, più gli anni passano e più pare complicarsi insomma. Beh, l'importanza del campeggio, beh, il campeggio è fondamentale, insomma riuscire a trovare un luogo, un momento in cui tutte le realtà per la Palestina, adesso insomma sono diventate anche tutte le realtà per la Palestina d'Europa, si ritrovano per discutere, per riuscire a organizzare qualcosa insieme, è sicuramente un qualcosa di molto importante, se poi diventerà ancora più grosso sarà ancora più importante, potrà incidere ancora di più.